insomma, leggevo quello che mi capitava di leggere. Giuliola Cinquetti, è un piacere averla a Fano prima di tutto. È la prima volta che viene a Fano? Sì, incredibilmente sì. È riuscita a fare un giro della città? Subito, appena arrivata, io subito mi impadronisco del territorio. Bellissima, bellissima. Un centro storico potente, con pieno di cultura, edifici possenti, fortificazioni, palazzi, bello, bellissimo. Quando ha scelto la strada della politica, o perlomeno di testimoniare la politica? Ma la politica mi piace, ne ho sempre parlato intensamente con mio marito, che è un esperto e che mi ha insegnato molto. E poi l'amore per il mio paese, insomma, è sempre stato in me molto forte. Infatti, quando mi è stato offerto di andare a vivere in altri paesi, perché avevo successo in Francia, avevo successo negli Stati Uniti, ho sempre detto no, io vivo in Italia perché è il paese più bello del mondo. E il momento in cui, diciamo, ho partecipato più attivamente è stato il periodo dell'Ulivo, e ero molto convinta della bontà del progetto di Romano Prodi, e penso che il nostro paese in quel momento, insomma, abbia vissuto qualcosa di positivo, ed è stato un peccato che questa esperienza sia stata interrotta, non portata a termine. E poi però di fare politica direttamente, nel senso di candidarmi, mi è stato chiesto molte volte e ho sempre drasticamente escluso, intanto perché credo che sia un mestiere molto difficile, che non ci si improvvisi. E poi io sono un artista e ci tengo a rimanerlo. Proprio parlando sul discorso, restando sul discorso dell'artista, il suo successo è stato dato dalla televisione. Ai tempi c'era la televisione. Che differenza sente oggi col discorso che per riuscire a promuoversi non è più necessaria la televisione, ma ormai ci sono i social? Sì, è vero. È il mondo capovolto. Il backstage è diventato il front stage. Il pubblico è diventato il protagonista. L'artista è soltanto un comprimario. È finito il divismo. Il divismo io l'ho sempre considerato qualcosa che ci veniva dalla Grecia antica, era qualcosa secondo me di grandissimo valore e importanza. E non so se poi arriverà un periodo in cui tutto si capovolgerà nuovamente, però in questo momento io vedo veramente la realtà capovolta.